Diego Pistacchi con noi, caposervizio del giornale della Liguria, per fare il consueto check-up settimanale alle elezioni regionali a cui ci stiamo avvicinando. Giovanni Toti e Raffaella Paita a contendersi lo scettro per governare la Liguria per i prossimi 5 anni. I sondaggi li danno molto vicini, ancora con Raffaella Paita in vantaggio. Secondo te Giovanni Toti può davvero colmare questo gap o è una partita, diciamo, persa in partenza? No, senz'altro persa in partenza no, anche perché il nervosismo che sta dimostrando tutta la coalizione di centrosinistra dà indicazioni in questo senso, cioè un recupero c'è stato, un recupero molto forte. Devo anche dire sinceramente, un recupero forse inaspettato, perché quando è stato scelto Giovanni Toti inizialmente tutto l'elettorato di centrodestra non era entusiasta di questa candidatura. Evidentemente è stato molto capace di ricompattare attorno a sé l'elettorato e soprattutto gli attivisti dei partiti che lo sostengono, e questa è stata una sorpresa per tutti, compresa la sinistra che pensava di aver già vinto. Campagne elettorali a confronto, Giovanni Toti ovviamente gioca un po' sull'entusiasmo di una coalizione ritrovata che assomiglia molto a quella che nel 2000 riuscì a far vincere Sandro Biasotti su Giancarlo Mori, e anche sul fatto che può attaccare ovviamente la giunta uscente su diversi temi, compreso l'inchiesta che coinvolge Raffaella Paita. Dall'altra parte invece il PD che appare un po' più isolato di quello che si poteva pensare alla vigilia di questa campagna elettorale, un PD sostanzialmente che corre in solitaria. Infatti la capacità grande di Burlando era stata quella di ricompattare tutto il centro-sinistra e oltre, perché è riuscita a mettere insieme da quella che oggi si chiama SEL, Federazione della Sinistra, fino a quella che era l'UDC, cioè posizioni apparentemente inconciliabili. Questo era stato il grande merito di Burlando. Il grande demerito o di Burlando o di Raffaella Paita, a seconda di chi vogliamo considerare oggi come l'organizzatore del tutto, è proprio aver perso tutti gli alleati, dall'estrema sinistra al centro, sono scappati tutti, e questo è quello che ha indebolito parecchio il PD. Non solo, anche il PD si è molto indebolito al proprio interno, perché ci sono molte spinte per il voto disgiunto, per evitare di votare Raffaella Paita ma magari solo il partito, cose molto tecniche che però possono accadere e chi è interno al partito le sa fare. Ci sono altri 3 candidati su cui gli osservatori comunque stanno molto attenti. Una è Alicia Salvatore del Movimento 5 Stelle, perché si cerca di capire quanti voti riuscirà a calamitare dalla sua parte e a togliere agli schieramenti. E poi c'è chi porta via acqua al mulino dei 2 candidati principali. Se a destra c'è Enrico Musso con Liguria Libera, a sinistra c'è Luca Pastorino con il gruppo di Rete a Sinistra. No, senz'altro questa è l'analisi giustissima di tutta questa campagna elettorale, cioè le elezioni non le vincerà Raffaella Paita o non le vincerà Giovanni Toti, ma le faranno perdere i candidati alternativi a uno dei 2. E questo è oppure ovviamente anche Alice Salvatore, a seconda della capacità che avrà di intercettare il voto di protesta. È un voto di protesta che sta crescendo, che prima era, fino a poco tempo fa, era molto orientato all'astensionismo, adesso si sta sfruttando questa capacità, questa possibilità molto ampia di scelta che c'è. Io credo che Liguria Libera con Enrico Musso abbia dal vantaggio di essere un pochino più rivolta non solo al centrodestra, ma di poter guardare anche nell'altro schieramento. Pastorino invece guarda chiaramente a sinistra della Paita. Quello che appare è che nelle liste che si stanno venendo presentate per l'elezione del Consiglio regionale non ci siano più candidati molto forti, ma chi si propone per queste elezioni regionali siano persone, insomma, magari della società civile, ma che almeno apparentemente non hanno un forte traino politico per le liste stesse. C'è un disamore per la politica, un poco convincimento in quelle che sono le forze in campo. Questa è una cosa molto strana, perché c'è sempre stata molta richiesta di voto e di possibilità di scegliere, di poter esprimere una preferenza, e le regionali, che sono rimaste le uniche elezioni in cui si può esprimere una preferenza, invece le liste obiettivamente non sono liste forti. E questo è
diciamo, stupisce, probabilmente i partiti vogliono essere sicuri che i loro proprio per evitare la trappola delle preferenze, vogliono essere sicuri che i propri candidati vengano eletti, quelli che loro vogliono in consiglio. Questa è una situazione diffusa in tutte le liste. Ringraziamo per essere stato con noi Diego Pistacchi, caposervizio del Giornale della Liguria, intervenuto su Liguria Talk a Blog Caffè. Grazie a voi.